Ciao a tutte cari amici cuginettine e ben ritrovati sul mio canale. Ci stiamo avvicinando al giorno di Pasqua e nel video di oggi voglio mostrarvi come realizzare un fuoriporta in tricotin. Spero vi piaccia e vi lascio al tutorial. Per realizzare questo fuoriporta pasquale avremo bisogno di uno schema. Io ho disegnato questo a matita, ma cercherò di ripassarlo su PC e mettervi il link con lo schema, una macchinetta per fare il tricotin, dei gomitoli di cotone con dei colori a vostro piacimento. Io ho scelto questi molto pastello che danno anche un tono primaverile, un uncinetto da 2 mm e del fil di ferro con spessore 1,2 mm o 1,5. Come prima cosa, con il mulinetto andiamo a realizzare i nostri tubolari. Per vedere quanto tubolare vi occorre per realizzare il vostro fuoriporta, basterà semplicemente prendere lo schemino, il filo che avete scelto per fare la bordura, srotolarlo e passarlo in questo modo lungo il disegno. Questa dovrà essere la lunghezza del vostro tubolare. Volendo potete misurarla anche con 1 metro. Nel mio caso la lunghezza del tricotin è uscita di 2 metri. Adesso prendiamo il nostro fil di ferro e andiamolo a tagliare della stessa lunghezza del nostro tubolare, quindi 2 metri. Una volta tagliato il nostro fil di ferro, andiamo a piegare con le pinze entrambe le estremità. Prima una e poi pieghiamo l'altra. Adesso andiamo ad inserire il fil di ferro dentro il nostro tubolare. Una volta che abbiamo fatto passare tutto il fil di ferro all'interno del nostro tricotin, possiamo andare a bloccarlo con un ago da lana. Inseriamo l'ago all'interno del filo e lo facciamo passare in questo modo. In modo da bloccare il fil di ferro all'interno del tubolare e andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Una volta bloccate entrambe le estremità, possiamo passare a sagomare il fil di ferro. Come prima cosa, con l'aiuto del nastro adesivo, vado ad agganciare una parte del mio tubolare al centro del mio uovo, in modo da non farlo spostare. E adesso possiamo procedere a sagomare il nostro uovo. E andiamo a chiudere in questo punto con una punta di colla a caldo.
Con le forbici andiamo a tagliare la parte del nostro tubolare in eccesso. Ripigliamo la punta del nostro fil di ferro, sì. E con l'uncinetto andiamo a chiudere il foro. Ecco pronto il nostro uovo in tricotin. Adesso andiamo a modellare il coniglio. Ho già inserito il mio fil di ferro nel tubolare e vado a modellare il coniglietto. Una volta che siete soddisfatti della forma, potete andare a cucire e poi tagliare il filo. Ho tagliato il filo e ho fissato i lati con una punta di colla a caldo. Adesso non mi resta che cucire il coniglietto sul mio uovo. Cercando di prendere anche il fil di ferro. Ho realizzato queste tre roselline come quelle che abbiamo visto nel video precedente e le andremo ad incollare sulla nostra ghirlanda. Sempre con una punta di colla a caldo andiamo ad incollare le orecchie alla fogliolina. Il nostro fuoriporta di Pasqua è terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao!